Guardando. Guarda i keniani! Johnny sempre qui sul palco, sul podio, a distante l'arrivo. L'altra pagina. Forse sicuramente, anzi, alla perseveranza di questi atleti che non sono neanche tanto giovanissimi, ci avranno intorno quasi tutti tra i 35 e i 40 anni e si piazzano con dei tempi veramente importanti, perché siamo intorno a un'ora e però diciamo che poi alla fine lo sport è riuscito a vincere, lo sport di massa è quello che è importante, come dicevo prima, è una valvola di sfogo, un momento di crisi che sta vivendo l'Italia. Il runner si pone dei traguardi nel corso di una stagione, ma nel corso anche di una singola gara, quando su questa punta magari un inizio di stagione. La Roma Ostia rappresenta per molti un ottimo banco di prova, un ottimo di due tre tempo generale, poi naturalmente il meteo ha favorito e continua a favorire sicuramente tutto ciò. Davvero che era bello davvero la compartecipazione della gente alla partenza fino all'ultimo atleta. Ti assicuro, non avevo negli anni passati vissuto anche quella della non competitiva, diciamola, della 5 km, davvero un altrettanto. No, secondo me dobbiamo dato organizzatore, tutti noi che abbiamo operato al fianco di questa...
gli arrivi e la conclusione di gara per Centinaia. Ma non è un accontentarci che chiude la parentesi con il mondo della Fonte e chissà quanti altri avrebbero voluto prendere parte alla gara. Sicuramente la Roma Oppia che parte. Ma c'è il tipo delle grandi occasioni oggi. Un team veramente collaudatissimo. Se ne dà, 39 anni. Ah, vedi? 10.000 se sarà toccata a questa quantità. Che è questo, il mondo del podismo amatoriale. Si sta sicuramente... Io vorrei fare altri 10, no, perché siamo una scappata fino a casa per sogno. No, dai, Chiara, Chiara, vai pure tu. Cinzia, come? Guarda, anch'io. Aspetta, viene, viene anche. Nicoletta, quindi abbiamo citato il campione Annalisa Moretti. Tutti quanti. Mi diceva appunto Gabriele. Una cosa Nicoletta, tanta entusiasmo. Perfetto. L'importante è che ha completato. Com'è andata la corsa, signora? Molto bene? Una favola. Benissimo.